Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente dopo circa un mese sono riuscito a reperire tutto quello che serve per costruire... L'iMac G4. Sì, aspettate un attimo. Questa è una parte dell'iMac G4. Ho acquistato un iMac G4 perché considero che sia l'iMac più bello costruito da Apple, però l'unico problema è che ad oggi, considerato che sono trascorsi 20 anni dall'uscita di questo prodotto, quindi parliamo del 2002, per quanto riguarda il 15 pollici era gennaio 2002, mentre per quanto riguarda il 17 pollici era luglio 2002, è vecchiotto, quindi sia a livello hardware che software sicuramente non riuscirei a farci nulla, a parte che tenerlo dietro come sfondo o accenderlo come bajur. Quindi lo scopo è riassemblarlo tutto per utilizzando un Mac Mini come cervello di questo computer e non solo, inoltre avendo dei pannelli che sono vecchi, sicuramente a livello di grafica non renderebbero tanto, ho acquistato anche un pannello con una risoluzione da 1920x1280 in modo da avere qualcosa di molto più giovane e moderno. Vediamo subito cosa che ho acquistato. Oltre alla palla abbiamo la cornice, che ahimè è tutta distrutta quindi sarà tutta da riassemblare. E bisognerà applicare all'interno il display, anzi il pannello LCD. Poi abbiamo, questa è la parte inferiore che è stupenda, questa è la base, quindi in questo caso questo dovrebbe andare esattamente così, vediamo se è vero. Come cazzo. Eccolo qui. Questo dovrebbe andare qui così, subito dopo abbiamo questa parte qui che si mette qua e qui viene attaccato poi lo schermo, il display. Quello che bisogna fare è smontare tutti quei componenti che facevano parte di questo iMac in modo da mettere dentro soltanto quello che ci serve e soprattutto tutta la roba nuova. Allora, l'obiettivo è riparare questa parte qui, perché sicuramente è rotta perché andava incastrata con questa, quindi questa andrà tipo qui così, poi si applica il pannello e poi bisogna convertire il pannello grazie a un trasformatore, anzi a un convertitore che ho acquistato esattamente dalla Cina, motivo per cui ho ritardato questo progetto è perché alcuni componenti non li ho presi in Italia ma bensì dalla Cina, tipo questo convertitore che converte il display, quindi il pannello LCD, in HDMI. Quindi inizierei assemblando prima questo, vediamo come fare, iniziamo subito. Ok, quello che c'è da capire adesso è come incollare questa parte qui, perché avrà un verso, qualcuno avrà, nello smontare avrà distrutto tutti i gancetti che c'erano da questa parte qui, quindi bisogna capire come si incastra. L'unico modo per farlo è prendere questa qui che è la parte posteriore. Se va così, non può andare così, quindi questo va così, ok, vediamo, non incastra, quindi va così, perfetto, se va così, ecco, come possiamo notare qui ci sono tutti quei gancetti distrutti, quindi se va così, girato da questa parte va così, perfetto, quindi questo è il senso, vediamo un pochettino, sì, ci sono anche dei riferimenti, perfetto, ok, allora l'obiettivo è quello di incollarlo e per farlo utilizzerò questa, proviamo con il bicomponente in modo che viene fissata e non si rompe più, sperando che si agganci. Allora facciamo così, prendiamo questo che è una vaschettina per contenere il bicomponente. Allora. Stappato. Questo lo mettiamo qua, cerchiamo di non sporcare in modo che esce poi dai lati, altrimenti abbiamo rovinato tutto. Ok, questo lo mettiamo qua, questo qua così. Ok, fatto questo, adesso, se non sbaglio, era così, attenzione ai LED, questo qua è un LED che poi forse riesco a recuperare, questo adesso lo appoggio qua, ok,
Dovremmo esserci, perfetto, sì. Qua ci siamo pure. Qua pure. Quindi adesso, visto e considerato che bisogna mettere un po' di peso, ok, mettiamo questo che è abbastanza pesante, e nel frattempo che lui si incolla, lo mettiamo qua da parte. Ok, nel frattempo che quello si asciuga, sperando che funzioni in quel modo, altrimenti troverò un altro modo per incollarlo, e smontiamo il braccio. Allora, in poche parole devo togliere tutta questa parte qui per far passare il cavo HDMI e l'alimentatore del display. Iniziamo, vediamo intanto come funziona questo qui, come fare a smontarlo per togliere questi cavi. Perché tanto di questo qua non ci serve nessuno. Perfetto, eccolo. Quindi qui abbiamo la molla che permette di fare il giochino, quindi di fare la trazione tra i due poli, e mentre questa è la parte che dobbiamo dei cavi che a noi non serve. Quindi arrivato a questo punto vediamo come fare a smontare il tutto senza creare danni. Tanto questo qui perché lo vedo troppo piccolo per far passare i cavi. Però vediamo. Ok, adesso dobbiamo passare i cavi. Uno dei cavi che secondo me è quello più problematico è proprio questo qui HDMI. Perché? Perché per poterlo far passare ho comprato il flat. Vi faccio vedere un attimo perché ho comprato un flat e non ho comprato un cavo HDMI direttamente. Allora, il problema è proprio questo. Il beccuccio non riesce ad entrare da questa parte. Il cavo sì, potrebbe andare bene, però il problema è che se io lo taglio poi non funziona più come prima. Quindi, in alternativa, abbiamo questi cavetti qui che sono dei flat. Abbiamo uno, due, e poi abbiamo questo qui che è un flat, che per poco non passa, porca puzzola. Però adesso vediamo di farlo passare. E la differenza è proprio questa, che la testa, che sarebbe questa ad esempio, non deve passare dal buco, ma bensì facciamo passare soltanto questo, e una volta che ha fatto il tragitto, mettiamo le due estremità. È una brutta storia perché da questa parte zero problemi. Sai che a dire la verità conviene fare questo passaggio in questo modo. Allora vediamo un attimino. E adesso gli facciamo una piccola guida così lui viene fino a qui. Perfetto, eccolo. Quindi il primo è andato. Lui arriva qua, poi fa questo giro così che a noi piace un sacco. Praticamente spettacolare, ma adesso sorge il problema, deve entrare qua dentro. Per farlo entrare qua dentro non so se si può piegare, se si distrugge, ecco, ce l'abbiamo fatta, sperando che funzioni. Vediamo, no, perfetto. Un altro cavo che deve passare da questa parte invece è il cavo di alimentazione del monitor. Facciamo così. Questo dovrebbe andare lì, quindi noi facciamo un taglietto qui. Avevo un alimentatore. Quindi dobbiamo fare di nuovo questo giochino qua. Passiamo questo qua su. Allora, facciamo passare questo da questo. Non so. Questo lo facciamo passare qua così.
Ok. Ok, perfetto, perfetto. Ok, ok. In questo modo abbiamo preparato il braccio in modo da poter alimentare il display attraverso un alimentatore e mandare il segnale dal Mac Mini direttamente al display. Naturalmente dopo vi lascio tutti i link in descrizione del materiale che ho utilizzato per costruire questo iMac G4 con Mac Mini all'interno. Ok, dall'ultima clip è trascorso un giorno, finalmente ho collegato il display al pannello, quindi come possiamo vedere in questo caso sta commutando il segnale dal MacBook Pro, quindi vediamo un attimino come funziona. Allora sblocchiamo. Ok, quindi in questo caso vediamo il display montato, vediamo se si riesce a vedere, perfetto. Quindi adesso assemblo tutto e vediamo, anzi devo disporre tutta l'elettronica all'interno del pannello originale e vediamo un pochettino come fare. Quindi adesso bisogna disporre tutta questa parte dell'elettronica qui dentro, soltanto che il problema sorge dal momento in cui andiamo a chiudere con la parte superiore in quanto tocca, quindi bisogna togliere i piedini per recuperare un po' di spazio. Così intanto vediamo se c'è margine, altrimenti bisogna dissaldare tutta questa componentistica che occupa volume. Il problema poi sorge però qui. Nonostante riesco a recuperare un po' di centimetri, anzi millimetri diciamo, o forse un centimetro togliendo i piedini, ho il problema che tocca lo stesso. Perfetto, è trascorso un altro giorno dall'ultima clip. Ho già sagomato l'alluminio in modo da poter installare e recuperare millimetri con la scheda, perché il problema sorge dal momento in cui si appoggia tutta la parte, la componentistica elettronica all'interno, il display non chiude bene, quindi si creano gli alloni nel display. Quindi ho sagomato l'alluminio, ma nonostante tutto continua a toccare. Quindi quello che c'è da fare adesso è togliere tutta questa parte qui in quanto crea spessore. Quindi adesso inizio a smontare questo qui, vediamo un pochettino cosa succede. Ok, alla fine ho dissaldato completamente tutto, anche il connettore dell'alimentazione. Adesso ho cambiato qui il nastro, ho messo la guaina termoristringente in modo da poter fare un qualcosa di più adeguato, e adesso spello il cavo di alimentazione, glielo saldo direttamente qui così ho recuperato altri millimetri da questa parte. Naturalmente per farlo prima monto la scheda nella scocca e dopo andrò a montare il braccio con la parte inferiore in modo che rimane fermo e poi posso fare la saldatura. Adesso vediamo se c'è la continuità così. Allora, mettiamo questo qui, sperando che si veda. Allora, se metto il meno qui e tocco il meno dovrebbe aprire, vediamo. Perfetto. Mentre se tocco più, che sarebbe questo, e vado col più qui, mentre se vado nel meno non funziona, perfetto, non c'è continuità, mentre qui perfetto. Ok, display montato, adesso facciamo la prova se funziona tutto, colleghiamo momentaneamente i cavi, vediamo un pochettino come si vede, questo mettiamo qui così, questo così, per il momento va bene. Vediamo, alimentandolo. Allora, perfetto! Come potete notare funziona perfettamente, quindi adesso non rimane nient'altro che montare la parte inferiore con il Mac Mini e ci siamo quasi.
Perfetto, come potete vedere finalmente il progetto è stato realizzato. Ci sono voluti veramente tanti giorni per poterlo completare a causa dei ritardi della consegna di alcuni pezzi, che ad esempio il display oppure il Mac Mini stesso. I problemi che si sono presentati sono stati veramente tanti, a partire dal display. Come avete potuto vedere, ho dovuto tagliare anche la parte in alluminio presente all'interno del display per poter recuperare dei millimetri in modo da poter far chiudere il coperchio superiore, e inoltre anche nella parte inferiore poter spostare il tasto di accensione dal Mac Mini al tasto originale, in modo da non avere altri tasti non originali inseriti all'interno del case dell'iMac G4. Per quanto può sembrare grande la parte inferiore, anche il Mac Mini non è del tutto piccolo da poter mettere lì dentro. Infatti ho riscontrato alcuni problemi nel posizionare sia l'alimentatore che la scheda madre. Tutto sommato, nonostante i vari problemi, è veramente molto soddisfacente aver trasformato questo iMac, in quanto credo di utilizzarlo per un certo periodo, ed è veramente molto bello, anche perché così a distanza di 20 anni è possibile riutilizzare una macchina che ormai ad oggi sicuramente è obsoleta, almeno per quanto riguarda la sua configurazione originale. Nel caso in cui foste interessati a costruire un iMac G4 con chip M1, vi lascio in descrizione tutti i link dei prodotti che ho utilizzato per poterlo costruire. Il mio consiglio sicuramente è quello di acquistare un iMac G4 in condizioni non come questo, in quanto l'ho dovuto ricostruire in molte parti. Almeno per quanto riguarda la parte superiore, ho dovuto ricostruire il pannello che mantiene il display, quindi l'LCD, e quindi si perde un po' di tempo. Poi per il resto bisogna fare molta attenzione. Sicuramente vi consiglio anche di acquistare dei cavi più sottili possibili, se li ritrovate in commercio, in modo da recuperare tutti quei centimetri, millimetri addirittura in alcuni casi, perché lo spazio è veramente poco. È stata una bella esperienza poter costruire questo iMac G4, lo consiglio a tutti gli appassionati. Se state facendo altri progetti come questo qui e avete bisogno di consigli, contattatemi nei social, su Instagram o direttamente dalla mail del sito, vi lascio tutti i link in descrizione. In questi giorni proverò a fare dei test per quanto riguarda la velocità di questo iMac G4, quindi farò qualche video in merito. Se vi interessano, come sempre, scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un mi piace, fatemelo sapere attraverso un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. E per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!